L'ateismo è la liberazione del popolo dal controllo dei preti attraverso il cristianesimo. No, questo è insignificante. L'ateismo è la schiavitù del popolo ai potenti. Contraddizione! Ehi, scopriamone alcune. Esempio 1. Questo è un esempio di cosa la corruzione delle industrie farmaceutiche presso i politici e presso la FDA, la Food and Drug Administration, ha causato al popolo statunitense a partire dal 1997. Innanzitutto, questo è il grafico dei morti causati da oppioidi, tra i quali anche un farmaco. E adesso questo è il video di un'inchiesta giornalistica. Vi anticipo che qualsiasi film drammatico horror è nulla in confronto a questo. E poi si è scoperto che c'era un giro di tangenti con cui le aziende farmaceutiche pagavano i medici per prescrivere gli oppioidi. I medici ricevevano enormi bonus per fornire quelle pillole. L'Oxycontin era il principale farmaco sul mercato in quel periodo e si sono assicurati che i medici lo usassero per ogni problema, non solo per il dolore da cancro, non solo per il trattamento di fine vita, ma hanno detto è sicuro anche per il mal di schiena, è sicuro per il dolore alle ginocchia, non crea dipendenza. E i medici hanno detto va bene se è vero. E a un certo punto, al momento del picco del loro business, avevano oltre 700 rappresentanti farmaceutici che facevano 7 visite quotidiane ai medici. Il che vuol dire 5.000 visite al giorno ai medici per dire prescrivete l'Oxycontin. Ma c'è un'altra agenzia governativa che ha un ruolo fondamentale in questa storia, l'FDA. L'ente che è incaricato di approvare i farmaci prima che siano immessi sul mercato. L'FDA ha avuto delle responsabilità. L'etichetta dell'Oxycontin diceva che era improbabile che producesse dipendenza, cosa che chiaramente non era vera, ed è stato approvato dall'FDA. Quindi mi chiede se l'FDA ha qualche responsabilità? Sì, certo che ce l'ha. La scienza purtroppo non svolge un ruolo così importante come dovrebbe nel processo di approvazione dei composti farmaceutici dell'FDA. C'è una pressione politica che preme sull'approvazione o non approvazione dei farmaci. E perché c'è questa pressione politica? A causa dei soldi. L'industria farmaceutica mette milioni e milioni di dollari per sostenere i candidati al Congresso. Nella tornata elettorale del 2016 l'industria farmaceutica ha investito 100 milioni di dollari per esercitare pressioni affinché la scienza non fosse presa in considerazione in modo esaustivo, come invece dovrebbe essere. L'FDA avvantaggia le case farmaceutiche, nel frattempo la gente muore. È essenzialmente così. Oggi iniziamo da Brittany, perché ha l'influenza. Come stai, Brittany? Meglio. Come sta andando? Dimmi del lavoro. Ho avuto un lavoro da McDonald's, ma non ho ancora iniziato perché non è arrivata la mia divisa. Bene, per il resto tutte cose positive su di te. Stai facendo un ottimo lavoro. Siamo molto fieri di te. Per questo ti diamo un buono spesa. Ci sono rimaste solo due opzioni, Wendy o McDonald's. Quale preferisci? McDonald's. Sì? Ok, perfetto. Ora ti lasciamo andare, visto che non stai bene. Ottimo lavoro. Continua così. Da quanto sei pulita? Quando sono stata arrestata, non mi facevo. Quindi penso dal 16 agosto. Bene. Allora ti diamo un gettone. Avete sentito parlare del programma dei gettoni? Lo potete usare al nuovo negozio del tribunale. Vieni pure. Congratulazioni. Il 13 febbraio, quindi fra due giorni, saranno 7 mesi che sei pulito. Sì. Fantastico.
Hai sempre avuto un buon approccio. Sei sempre disponibile ad aiutare gli altri. Siamo molto orgogliosi di te. Tieni, anche a te un gettone. Vieni a prenderlo. Ce l'hai già? No. Ok. Eccolo. Grazie. Ottimo lavoro. Continua così. Ho pensato a tutto l'anno passato e non voglio più passarlo così. Questa è un'opportunità per migliorarmi, per me e le mie ragazze. La mia famiglia è molto importante per me. Questo programma è molto importante per me. Ora lo so. Non so cosa è successo, cosa è cambiato, ma vi ringrazio per l'opportunità. Lo apprezzo molto. Voglio però che tu mantenga queste promesse. Non voglio rimetterti in carcere. Quante volte ci sei stata? Tre. Tre volte? Tanto. So che hai qualcosa per cui vivere, perché hai la tua famiglia. È evidente che la dicitura non causa dipendenza era stato introdotto dall'industria farmaceutica proprio perché l'antidolorifico diventasse quello preferito una volta utilizzato un paio di volte, proprio perché causava la dipendenza. Così tutti coloro che si sono fidati del medico e del foglietto illustrativo del farmaco si sono poi trovati a dover affrontare una dipendenza da stupefacenti senza che se la fossero cercata. Ci hanno rimesso maggiormente le persone che subivano dei dolori prolungati nel tempo, anche più banali come mal di testa e reumatismi, e quelle persone che avevano un organismo maggiormente sensibile agli oppioidi. Il risultato è stato 400-700.000 morti e milioni di persone rese tossicodipendenti con l'inganno. Insegnanti, operai, avvocati, commesse,
banchieri, commercianti. Un'autentica distruzione della società ad opera di un farmaco pienamente approvato con la bugia non causa dipendenza. Dunque, pensate veramente che i responsabili di ciò siano semplicemente dei corrotti per motivi economici? Dopo ve lo dico. Tutti vittime Parac-Vax. Siamo tutti vittime della più grande truffa stragista della storia. E voi, che vi considerate i più intelligenti figli delle scimmie, pur avendo tutte le informazioni e le pratiche esagerate dei potenti, non avete il coraggio di ammetterlo e non riuscite a reagire. Esempio 2. Ora indaghiamo l'approvazione all'uso di emergenza di un farmaco come i 4 Vax 2020. Dal sito dell'FDA, la Food and Drug Administration, ecco le norme per l'autorizzazione all'uso di emergenza di prodotti medici e autorizzazioni collegate, guida per l'industria e altre parti interessate. Nella quarta parte, ancora tutti vittime Parc-Vax con l'esempio 2, l'approvazione in emergenza dei 4 Vax 2020. Ci vediamo! E indagatore, qua c'è il prossimo video.